La Griselda. Con la Griselda andiamo a spiegare l'ultima novella del Decameron, la decima della decima giornata, così concludiamo il nostro discorso che abbiamo iniziato proprio con la prima novella della prima giornata, quindi con Ser Ciappelletto. Abbiamo già studiato comunque che c'è una specie di percorso che porta dall'una all'altra. Sì, indubbiamente possiamo dire che c'è un percorso, no? Nel senso che passiamo dal colmo dei vizi e delle trasgressioni delle norme, insomma da quell'inferno ambulante che abbiamo detto essere Ser Ciappelletto, al colmo della magnificenza, del sacrificio di sé. Infatti, la decima giornata è una giornata dedicata appunto agli esempi di magnificenza, no? Qui abbiamo la riproposizione rigida delle norme. Lì Ser Ciappelletto, come dire, andava a sconvolgere le norme del vivere sociale, le norme religiose, eccetera, no? Qui invece vengono ribadite tutte le norme, e in particolar modo la norma principale di una società patriarcale e maschilista, cioè il fatto che il marito, padre, padrone della vita dei suoi figli e della vita anche delle mogli. Questa novella, quindi, conferma la complessità della visione di Boccaccio, che in parte è anche contraddittoria. È contraddittorio, sì, perché, scusate, abbiamo detto che nella settima giornata ci sono state 10 novelle di mogli che hanno beffato i mariti, adesso invece troviamo una novella in cui accade l'esatto contrario, o meglio, non l'esatto contrario, non è che i mariti beffino le mogli, ma qui c'è un marito, insomma, che fa passare tutte le prove più tremende alla propria moglie solo per insegnarle come si sta sottomessi ai mariti, come le mogli de de le donne devono stare sottomesse ai mariti. Ecco, è contraddittoria anche perché Dioneo, che racconta questa novella, Dioneo aveva un singolare privilegio, era quello che novellava per ultimo, sempre le decime novelle di ogni giornata sono le novelle di Dioneo, e poi poteva anche novellare di quello che voleva, non era tenuto strettamente a novellare riguardo a quello che era l'argomento della giornata, no? Poi però di fatto si adattava, anche questa volta si adatta, no? Perché parla di magnificenza anche lui. Però è contraddittorio Dioneo anche nel corso della stessa novella, perché in certi punti critica molto Gualtieri, il marchese del Saluzzo, no? E in certi altri punti invece sembra giustificare i suoi atteggiamenti. Ma questo adesso lo vedremo. Il problema comunque è sempre questo. Nella Divina Commedia di Dante c'è un messaggio univoco, cioè l'autore vuole insegnarci, ha un punto di vista che è unico, che insomma, che riduce ad uno, la famosa reductio ad unum medievale, riduce ad unità tutti gli aspetti del reale. Invece, evidentemente per Boccaccio, non c'è questo messaggio univoco, è ben diverso, insomma, rispetto ad altri. E può essere quindi anche contraddittoria la realtà, perché la realtà è così, la realtà è complessa, la realtà è contraddittoria, e questo lo vediamo appunto in modo particolare in questa novella della Griselda. La libertà e la magnificenza sono il fondamento della nuova morale laica. Ecco, abbiamo sottolineato questo aspetto, no? Quindi che nelle novelle di Boccaccio c'è la realtà, una realtà concreta, non ci sono idealismi, non ci sono, come dire, aspetti teologici o cose del genere, no? Quali sono allora i punti di riferimento? Sicuramente i punti di riferimento sono gli ideali cortesi e cavallereschi, anche quelli cristiani per carità, ma intesi in un senso laico. Ad esempio, quindi, privilegiare il bene comune, il bene altrui, quindi, piuttosto che il proprio interesse, no? Ecco che cosa si intende per magnificenza, per liberalità, generosità e magnificenza, secondo Boccaccio. E questo viene comunque ben esemplificato da questa novella particolare che è la Griselda. Bene, voi la leggerete tutta integralmente, comunque la storia è molto semplice. C'era Gualtieri, marchese di Saluzzo,
Saluzzo è una città in provincia di Cuneo, tra l'altro, no? Che era misogino, odiava le donne, non aveva nessuna intenzione di sposarsi. Ecco quindi, ecco, dicevo, la contraddittorietà. Dobbiamo leggere infatti un brano in cui si esprime chiaramente questo. Andiamo alla riga 5, sì, anzitutto, riga 5, cosa dice nella riga 5? Ragionardo Marchese, no, ancora prima della riga 5, la matta bestialità è nella riga 3. Ecco, non cosa magnifica, ma una matta bestialità, come che bene gliene seguisse alla fine, anche se poi alla fine comunque gli è andata bene, la quale io non consiglio alcun che segua, perciò che gran peccato fu che a costui ben avvenisse. Già il gran tempo fu tra Marchese di Saluzzo il maggior della casa un giovane chiamato Gualtieri, il quale, essendo senza moglie e senza figliuoli, in niun'altra cosa il suo tempo spendeva che in uccellare e in cacciare, andare a caccia di uccelli, né di prender moglie né d'aver figliuoli alcun pensiere avea, di che egli era da reputar molto savio. Allora voglio che voi sottolineate queste due espressioni, matta bestialità e da reputar molto savio. Vedete, le troviamo nella riga 3 e nella riga 8, praticamente 5 righe dopo usa un termine che è praticamente opposto, no, a quello che ha usato prima. Prima ha definito matto il nostro protagonista per quello che fa, di cui racconteremo adesso nel corso della novella. Adesso invece dice che è da reputar molto savio. Ecco perché vi parlavo della contraddittorietà. Quindi contraddittorio Dioneo, non siete d'accordo con me, no? Se prima critica la matta bestialità di Gualtieri e poi giustifica la sua misoginia. Ecco il discorso che vi facevo della contraddittorietà, mancanza di univocità nel Decameron. Sì? È savio, era da reputare molto savio. Tra matto e savio c'è praticamente una sorta di grande antitesi. Sono due termini antitetici, pure si trovano riferiti alla stessa persona, 5 righe l'una dopo l'altra. Andiamo invece adesso, 56, riga 56. Allora, sta di fatto che comunque i suoi amici, i suoi consiglieri, la gente della corte, insomma, di questo marchesato di Saluzzo, consiglia Gualtieri a prendere comunque una moglie. È già da tanto tempo che gliel'hanno detto. Gliel'hanno detto da talmente tanto tempo che alla fine lui accetta. Va bene, d'accordo. Una moglie la prenderò. Però la decido io la moglie. Come dico io. Ecco. E quindi sceglie fra tutte le donne la donna più povera, una donna di infima condizione, che viveva appunto con questo padre Giannicola, insomma. Una poveraccia proprio. Una bella ragazza sicuramente, ma proprio una poveraccia. Quindi, leggiamo alla riga 56. Trovò il padre di lei che aveva nome Giannicole e dissegli: io sono venuto a sposare la Griselda, ma prima da lei voglio sapere alcuna cosa in tua presenza. Praticamente parla con la Griselda, con la ragazza, alla presenza di suo padre. Giannicola è questo poveraccio che è il padre di Grisetta, e domandolla se ella sempre togliendola egli per moglie si ingegnerebbe di compiacergli e di niuna cosa che egli dicesse o facesse non turbarsi, e se ella sarebbe obbediente e simili altre cose assai, delle quali ella tutte rispose di sì. Davanti a suo padre Griselda dice accetta che lui possa fare qualsiasi cosa, qualunque cosa lui dica o faccia, che non si turbi e che sia sempre obbediente. Questo è un presupposto per capire quello che poi effettivamente succede nel proseguo. Infatti dice che era tanto obbediente al marito e tanto servente che egli si teneva il più contento e il più pagato uomo del mondo. Si sposa e all'inizio sembra tutto normale. Adesso invece dovremmo andare qualche riga avanti. Dicevamo che questo matrimonio prosegue fino al punto in cui lui ha da lei una figlia e chiede a lei di lasciarle sua figlia, che la deve prendere, e tra l'altro le fa capire
che la deve prendere per, addirittura per toglierla di mezzo, per ammazzarla, perché è impossibile che, insomma, che lui abbia una figlia da una donna così spregevole, così questa conte di notta qui. Almeno questo gli hanno detto i suoi consiglieri, e quindi è stato costretto a portare via la figlia. Non solo, qualche anno dopo ha anche un figlio. Siamo arrivati qui con la riga 19. Donna, poscia che tu questo figliuol maschio facesti, è il secondogenito, perché mi ha detto che la primogenita è una bimba, per niuna guisa con questi miei viver son potuto. Sì, duramente si rammaricano che uno nipote di Giannicole dopo me debba rimanere lor signore. La scusa di Gualtieri è la seguente: e questi miei, questi che mi circondano, non potrebbero sopportare che il successore al marchesato di Saluzzo sia nipote di Giannicole, cioè nipote di un contadinotto, di un rozzo contadinotto. Di che io mi dotto, quindi dubito, se io non ci vorrò essere cacciato, che non mi convenga far di quello che io altra volta feci. Cioè io mi dovrò comportare con questo secondo figlio così come mi sono comportato con la prima figlia. Cioè te la devo portare via per toglierla di mezzo, apparentemente per ammazzarla. E alla fine lasciar te e prendere un'altra moglie, non solo, ma devo anche prendere un'altra moglie, perché è impossibile che io continui a essere marito della figlia di Giannicule. Allora che cosa fa per sbarazzarsi, tra virgolette, di Griselda? Siccome lui è sposato e allora non c'era il divorzio, non c'era la legge del divorzio. L'altra settimana è stata approvata una legge del divorzio breve, non so se lo sapete. Beh, allora la cosa era inconcepibile. Tranne nel caso di annullamento, avete presente la Sacra Rota? Ecco, bravissimi. Annullamento di carattere ecclesiastico. Non so se ricordate il Latinorum di Don Abbondio, no? Cioè le varie motivazioni per cui il matrimonio poteva essere considerato nullo. Bene, allora adesso andando alla riga 153, che cosa comunica Gualtieri a sua moglie? Donna, per concessione fattami dal Papa, io posso altra donna pigliare e lasciar te. E perciò che i miei passati sono stati gran gentili uomini e signori di queste contrade, dove i tuoi sono stati sempre lavoratori, io intendo che tu più mia moglie non sia, ma che tu a casa Giannicole te ne torni con la dote che tu mi recasti. E io poi un'altra, che trovata no convenevole a me, ce ne menerò. Quindi tu adesso, visto che hai avuto questa concessione da parte del Papa, te ne tornerai a casa tua con la tua dote. Ora dovete sapere che Griselda era venuta, diciamo così, era stata presa da lui senza niente, non aveva portato niente in dote. Che cosa poteva portare lei in dote, che era la povera figlia di un contadino? Non aveva portato niente, ma proprio zero, ma neanche la biancheria intima aveva portato. Pertanto Griselda chiede al suo marito, che adesso diventerà magari ex marito, almeno posso andarmene via con una camicia, almeno per un po' di pudore. Ah sì, va bene, tu porta una camicia e basta, e vai via. Quindi inflessibile lui, duro, durissimo con sua moglie. Ricordate che queste sono tutte prove, non lo dirà alla fine, no? Adesso dobbiamo andare in quel punto in cui si dice mandò per Griselda che lui venisse. Sapete che cosa aveva fatto con i due figli avuti da Griselda? Li aveva mandati a Bologna da una parente. Aveva però fatto finta, cioè davanti a lei, no? Erano arrivati dei servitori che sembrava proprio che li portassero via per ammazzarli, per farli fuori i figli, no? Però di fatto i figli non erano morti, erano stati solo tenuti a Bologna da una parente, no? Ora, erano passati 13 anni, quindi la prima figlia aveva 13 anni. E tra l'altro era cresciuta molto ed era diventata una bella ragazza. Ora che cosa fa lui? La fa ritornare a palazzo con l'idea di presentarla come la sua nuova moglie. Capite? Cioè a tutti quanti dice: ecco, finalmente mi sono liberato di quella poveraccia, di quella disgraziata, di Griselda, e adesso prenderò una nuova moglie, nobile, insomma, di famiglia nobile, no? E infatti che proviene da una famiglia, mia amica di Bologna, eccetera, eccetera, e compare questa bella ragazza di 13 anni, ma già una donna formata, si può dire, bella, ma di una bellezza straordinaria. E
Che cosa fa a questo punto Gualtieri? Mandò per Griselda che a lui venisse. Griselda intanto era ritornata da suo padre, vi ricordate che l'aveva praticamente ripudiata, no? Alla quale venuta disse: io meno questa donna, la quale io ho nuovamente tolta. Quindi adesso mi sto per sposare un'altra volta. E intendo in questa sua prima venuta ad onorarla. E tu sai, cioè voglio onorare quella che diventerà poi mia moglie. Che sarà, diventerà, faremo delle nozze, eccetera, eccetera. E tu sai che io non ho in casa donne che mi sappiano acconciare le camere, né fare molte cose che a così fatta festa si richeggiano. Cioè, praticamente, fra le ancelle, insomma, che sono qua nella reggia di questo marchesato, non ci sono delle persone, delle donne, insomma, brave per accomodare la reggia in modo adeguato all'arrivo di questa donna che diventerà la mia nuova moglie. Ma lo chiede a lei, che è stata la prima moglie. Cioè, lei addirittura non solo l'ha cacciata via, ma adesso addirittura le sta chiedendo di riassettare, preparare la casa per la nuova moglie. E perciò tu, che meglio che altra persona queste cose di casa sai, metti in ordine quello che da farci è. E quelle donne fa invitare che ti pare, e ricevile come se donna di qui fossi. Come se tu fossi la signora di qui. Poi fatte le nozze te ne potrai a casa tua tornare. Una volta che io mi sposerò, una seconda volta te ne potrai tornare a casa tua. E lei deve obbedire, obbedire, obbedisce sempre. Obbedisce anche in questo caso. Arriva effettivamente questa ragazza di 13 anni, bellissima, e Gualtieri chiede a Griselda: che ti par della nostra sposa? Chiede Gualtieri a Griselda. E Griselda: signor mio, rispose Griselda, a me ne par molto bene. È una bella ragazza. E se è così savia come lei è bella, che il credo, io non dubito punto che voi non dobbiate con lei vivere il più consolato signore del mondo. Ma quanto posso, vi prego, che quelle punture le quali all'altra che vostra fu, che praticamente è lei stessa che sta parlando, no? Già deste, cioè che quelle prove, insomma, che avete fatto sopportare alla vostra prima moglie, non diate a questa, che appena che io credo che ella le potesse sostenere, sono difficili da sopportare, sì perché più giovane di me, e sì ancora perché in delicatezze allevata, ove colei in continue fatiche da piccolina era stata. Sta parlando di se stessa in terza persona, no? Vi ricordate come il Cesare, vedremo la volta prossima, De Bello Gallico parla in terza persona. Griselda parla di lei stessa in terza persona, in modo abbastanza sottile. Questo è l'unico punto della novella nella quale Griselda fa capire chiaramente che insomma è un po' esagerato, che caspita, è esagerato parecchio, anzi, direi, no? Però lo fa in questo modo molto molto sottile, no? Gualtieri, veggendo che ella fermamente credeva costei doveva essere sua moglie, né perciò in alcuna cosa, men che ben parlava, la si fece sedere al lato e disse: attenzione, qua arriviamo alla soluzione della novella. Griselda, tempo è ormai che tu senta frutto della tua lunga pazienza. E che color? Quindi proprio nel momento del giorno delle nozze in cui avrebbe dovuto sposare questa seconda moglie, che in realtà era figlia, che ha avuto da lei stessa, alla fine le concede di rivelare, no? Tutto quanto. Dicevamo, tempo ormai che tu senta frutto della tua lunga pazienza, che coloro, li quali me hanno reputato crudele, iniquo e bestiale, conoscano che ciò che io faceva ad antiveduto fine operava, l'ho fatto per uno scopo ben preciso. Antiveduto? Cioè vuol dire che questo scopo ce l'avevo in mente sin dall'inizio, no? Volendo a te insegnar d'esser moglie, a un fine pedagogico, dal punto di vista appunto maschilista di Gualtieri, e a loro di saperla torre e tenere, e a me partorire perpetua quiete mentre teco a vivere avessi. È paradossale quindi che il nostro Boccaccio, che abbiamo visto che ha dedicato il Decameron alle donne, le donne sono sempre state sue interlocutrici principali sono quelle che hanno, abbiamo visto, progettato la brigata, hanno progettato la dieta brigata, eccetera. Le donne che non solo nella settima giornata, ma in generale in moltissime altre giornate,
hanno mostrato anche la loro astuzia, saggezza, intelligenza, eccetera. Ebbene, proprio queste donne invece, in quest'ultima novella, sono così martoriate. Nel personaggio di Griselda, che è sottoposta a queste prove assurde da parte del marito, non dobbiamo dimenticare il fatto che comunque Boccaccio ha scritto una delle opere più misogine della nostra storia della letteratura, che è il Corbaccio. Ciò vuol dire quindi che è comunque contraddittorio, insomma, sono presenti elementi contrastanti nella sua, nel Decameron in generale. Il che, quando venne a prender moglie, gran paura ebbi che non mi intervenisse, e perciò, per prova a pigliarne, in quanti modi tu sai, ti punsi e trafissi. Io non volevo prendere la moglie, mi hanno costretto a prenderla, però dovevo controllare, verificare che davvero quella moglie fosse come dicevo io. E però che io mai non mi sono accorto che in parola né in fatto del mio piacer partitati, sì, parendo a me aver di te quella consolazione che io desiderava, intendo di rendere a te ad una ora ciò che io tra molte ti tolsi. Tra molte ore, sono passati 13 anni di prove, non è stata una prova di un, non so, di un mese, 13 anni in cui gli ha tolto i figli facendole credere che morissero, e ha fatto credere che si sarebbe sposato un'altra volta. E con somma dolcezza le punture ristorare che io ti diedi, e perciò con lieto animo prendi questa che tu mia sposa credi, e il suo fratello sono i nostri figliuoli, le quali e tu e molti altri lungamente stimato avete che io crudelmente uccider facessi. E io sono il tuo marito, il quale sopra ogni altra cosa ti amo, credendomi poter dar vanto che niun altro sia che, sì com'io, si possa di sua moglie contentare. Chi può essere più contento? Chi può aver più provato la fedeltà, l'abnegazione e l'obbedienza di sua moglie come l'ho provato io? Credo nessun altro. E così termina la novella, e dobbiamo leggere adesso invece le ultime parole di questa novella, per ulteriore dimostrazione della contraddittorietà del narratore di Oneo. Abbiamo già visto la contraddittorietà del narratore di Oneo all'inizio della novella, adesso lo vediamo anche alla fine. Infatti, alla fine, una volta proprio terminato anche di raccontare la storia di Gualtieri e Griselda, che tra virgolette vissero felici e contenti, poi dice: al quale, siamo proprio alle ultime tre righe, non so, riga, non so, 266, al quale Gualtieri, insomma, non sarebbe forse stato male investito, cioè sarebbe stato giusto che gli accadesse, d'essersi abbattuto a una che quando fuori di casa l'avesse in camicia cacciata, l'ha cacciata via con una camicia solamente. Cioè, non è che l'ha mandata via, non so, vestita di tutto punto, no, solo una camicia. S'avesse sì ad un altro fatto scuotere il pelliccione, che riuscissene fosse una bella roba. Ecco, qui ritornano le esplicite allusioni ai fatti sessuali, insomma, che sono ed erano ben presenti nelle novelle di Dioneo. Dioneo è stato quello che ha raccontato la novella di Alibek, insomma, no? Giusto per dirne una, che invece lui sembrava in questa novella aver lasciato da parte, no? Ritorna solo in questa espressione un po', come dire, dialettale, no? Un po' volgarotta, no? Con la quale termina nella quale si fa riferimento, non so, credo appunto all'atto sessuale in modo esplicito. Quindi sicuramente esempio di magnificenza. La magnificenza che cos'è? È una virtù sicuramente di ascendenza aristotelica, no? Infatti si trova nell'etica di Aristotele, questa magnificenza. Ma poi diventa cristiana, ad esempio, in Dante, no? Dante infatti dice, ci fa capire chiaramente, in particolar modo nei canti 6 e 8 del Paradiso, che la magnificenza non deve risolversi in orgoglio e in vanagloria, ma tradursi in ricerca dell'onore mediante la giustizia e la generosità, a differenza, insomma, di quanto accade invece in questa novella. I misogini hanno paura della donna, e quindi Gualtieri è un esempio nella storia della letteratura di misoginia. Ma Griselda, diciamo la verità,
È troppo remissiva. C'è solamente una battuta, l'abbiamo letta prima, no? Nella quale, insomma, sono le parole, no? Che invitano a non infliggere alla seconda moglie le offese che erano state inflitte a lei. Ma tutto il resto della novella ci sembra davvero quasi esagerato. La generosità di Griselda non vi sembra un po' eccessiva? Voi cosa ne pensate? Di questa novella sono state date almeno tre interpretazioni. Una favolistica, no? Per esempio, c'era una volta, no? E quindi, per esempio, l'anello, la camicia, il lieto fine, eccetera, sono presenti anche in tantissime fiabe, no? Come, ad esempio, avete in mente Cenerentola? Anche lei, anche Cenerentola era una ragazza poveraccia, no? Esattamente come Griselda. Altri invece hanno dato un'interpretazione storico-sociologica, nel senso che la novella rappresenta il passaggio dal modello feudale a quello della civiltà comunale. E infine c'è l'interpretazione religiosa, come se Griselda fosse una santa, l'unica santa concepibile nell'universo mondano del Decameron. Ti interessano file di questo genere? Allora vieni su www.gaudio.org e iscriviti alla newsletter A Scuola con Gaudio all'indirizzo www.gaudio.org/news.